una candidatura ad Arezzo che è stata lanciata dicendo sono il candidato del Partito Comunista, non ci nascondiamo dietro a nessuna lista civica. Sì, esatto. Noi siamo orgogliosi della nostra storia e del nostro futuro, quindi non abbiamo trovato scorciatoie, non ci mescoliamo con liste civiche, non ci nascondiamo come ormai i partiti pseudocomunisti da 20 anni, 30 anni fanno con liste tipo la lista Arcobaleno, la lista Ingroia, tutta una serie di situazioni che a noi non piacciono. Come non piacciono le liste civiche per come sono state composte perlomeno, dove di fatto c'è già chi si propone come stampella della coalizione, diciamo, perlomeno del Partito Democratico, e chi si trova in una situazione in realtà di ago della bilancia, che quindi ancora non è chiaro se andrà col centrodestra o andrà col centrosinistra in un eventuale ballottaggio. Noi siamo stati chiari da subito, non faremo alleanze, non faremo ovviamente alleanze col centrodestra perché non, per questioni diciamo fisiologiche non abbiamo nulla a che fare, ma tantomeno col Partito Democratico, che per noi non è certo un partito alleato ma tutt'altro, è un avversario. Una sfida che ad Arezzo si dice si corre sulla lizza, richiamando il Saracino, 7 candidati tra cui appunto lei. Quali sono i punti di forza che proponete? Beh, i punti di forza in parte uno l'ha già accennato Marco, quindi la questione del patto di stabilità, la rottura. Quindi legato a questo poi c'è una possibilità di investimenti di tipo diverso. Noi vorremmo come punto principale per una forza comunista è il mondo del lavoro, quindi nel nostro programma c'è il lavoro sicuramente, c'è il rientro di tutti quei servizi pubblici che oggi sono stati dati in appalto a partecipate. I risultati si vedono anche, io non entro mai nel merito delle questioni giudiziarie, però ad Arezzo diciamo una questione morale è oggettivamente presente, e se fosse solo per questo qualcuno dovrebbe avere la dignità di ritirare la sua candidatura.